inaugurato il ponte ferroviario Omar-Radi sulla linea ferroviaria Faentina, un'opera importante per la circolazione dei treni, un'infrastruttura che aveva bisogno di un restyling a cui RFI ha pensato con un investimento complessivo di 18,5 milioni di euro. La Regione Toscana porta avanti con il proprio sostegno la cura del ferro regionale per lo sviluppo non soltanto del materiale rotabile di nuovi treni, ma anche per l'incremento e il potenziamento delle infrastrutture regionali. La Faentina, una linea fondamentale per il collegamento tra la Regione Toscana e l'Emilia-Romagna, ma anche per dare un'alternativa all'auto a tutto il territorio del comune mugellano. 20 giorni di sospensione del servizio, è stato sostituito un ponte molto impegnativo che era in servizio da oltre 100 anni. E venendo su con l'auto ci rendiamo ancora meglio conto quanto sia importante questa ferrovia per il collegamento non soltanto tra le due regioni, la Toscana e l'Emilia-Romagna, ma anche per il collegamento del Mugello con l'Alto Mugello con Marradi. La scelta della Regione di investire sul ferro e di non chiudere nessuna ferrovia, ma di fare e chiedere forti investimenti, come è avvenuto in questo caso al gruppo FS, sia per quanto riguarda l'infrastruttura sia per quanto riguarda anche il servizio, ritengo sia la strategia giusta sulla quale la Regione sta investendo e sta lavorando con molta convinzione. Noi proseguiamo con qualche attività fuori esercizio, quindi non ci saranno problemi per la circolazione. Ovviamente, siccome stiamo facendo dei interventi di rinnovo fra Ronte e Crespino, ci saranno dei rallentamenti che sono fisiologici rispetto alle attività che stiamo facendo, ma la velocità verrà innalzata nei tempi, in tempi piuttosto brevi. Nel giro di 3 settimane si tornerà a avere la piena velocità della linea. La ferrovia per Marradi è vitale, è il ponte verso il futuro. Ovviamente questo qui è stato un lavoro impegnativo, importante, degli investimenti importanti che hanno portato anche beneficio in termini economici al territorio. Dopodiché guardiamo avanti, una Faentina che collega Firenze a Faenza e perché no, turisticamente sarebbe importante a Ravenna, è un nodo fondamentale nel quale scommettere da un punto di vista infrastrutturale e anche di materiale rotabile. Intanto partiamo da qui.